Bentrovati gentili telespettatori, passiamo alle notizie di oggi. Medicina trasfusionale, inaugurato il nuovo centro di Ostuni. È stato inaugurato ieri pomeriggio il centro donazione sangue dell'ospedale di Ostuni, articolazione del servizio di medicina trasfusionale del presidio ospedaliero Antonio Perrino di Brindisi. I locali sono al piano terra e adiacenti al nuovo centro prelievi aperto nel mese di novembre. Presenti all'inaugurazione il direttore generale dell'ASL Brindisi Flavio Maria Roseto, il direttore sanitario dell'ospedale Antonio Montanile e quello amministrativo Gabriele Arcentieri, la direttrice del servizio di medicina trasfusionale Antonella Miccoli, Renato Ammirabile, dirigente dell'area tecnica, Ada Putignano, dirigente amministrativa del presidio e i rappresentanti delle associazioni di donatori di sangue. Presenti anche Tommaso Gioia, componente del collegio degli esperti del presidente della regione, referente per l'integrazione sociosanitaria. Felicissima perché i cittadini di Ostuni aspettavano da tempo e meritano tutto questo, perché non ci scordiamo che nel periodo della pandemia sono stati dei momenti bui per noi e l'AVIS di Ostuni è stata la prima associazione di volontariato che ha creato un percorso sicuro per il donatore nel palazzetto, perché come tutti sappiamo questo ospedale era diventato Covid e i cittadini avevano una paura, giustamente giustificata, una paura tremenda di avvicinarsi in ospedale. Quindi grazie a questo percorso sicuro creato, grazie soprattutto al rapporto che c'è tra l'istituzione e l'associazione di volontariato, si è riusciti, insomma, quindi molto felice di grazie a tutti di essere riusciti ad avere anche per l'ospedale di Ostuni un'articolazione organizzativa. L'emergenza è tantissima perché gli interventi hanno ripreso alla grande e ahimè le sole raccolte esterne non ci aiutano e non sono sufficienti alle necessità emotrasfusionali che ci sono. Non ci scordiamo. Il sangue è vita, non è una parola fatta, ci sono i microcitemici, i talassemici come vogliamo, sono 160 per loro, per poter avere una vita normale come ce l'abbiamo noi, hanno bisogno di un apporto trasfusionale di 4 sacche, io non so più come dirlo, cioè le sole raccolte esterne non sono sufficienti, abbiamo un centro trasfusionale che copre l'ospedale di Francavilla. Tutto, l'ospedale di Ostuni, la clinica Salus, tutto il Perrino, i microcitemici, i domiciliari, non ci scordiamo, abbiamo 160 pazienti domiciliari che trasfondono ognuno di loro un'unità a settimana. Fatevi i calcoli, cioè se non viene nessuno, noi non possiamo in un centro trasfusionale come, di tutto rispetto, come Brindisi, con gente che ama lavorare, minimo 30 donatori devono venire. Quindi il mio grido di aiuto va soprattutto alla città di Brindisi. Oggi inauguriamo il centro di donazione sangue nell'ambito del servizio trasfusionale. È un'attività fondamentale sia per questa comunità ma in generale per tutta e i livelli di assistenza che la ASL intende dare sia per patologie di tipo cronico e sia per situazioni che poi approdano ai pronto soccorso tipo incidenti o quant'altro. Quindi la donazione del sangue e la possibilità di avere provvista di sangue è fondamentale. Approfitto di questo momento proprio per invitare tutti i cittadini, per sensibilizzarli quanto più possibile alla donazione del sangue stesso. Inaugurata ieri, venerdì 13 gennaio, la nuova sede di Atos Italia in via Mazzitelli a Bari. Oltre 139 assunzioni nei primi 9 mesi di attività e un impegno crescente su progetti di grande impatto per il territorio barese. I nuovi uffici di Atos sono stati inaugurati ufficialmente dal sindaco di Bari Antonio De Caro, dal vice sindaco di Bari Eugenio Di Sciascio, dall'assessore regionale Alessandro De Vinucci. Durante la visita della nuova sede, sita in via Orfeo Mazzitelli 258 nel quartiere Poggiofranco, le autorità presenti sono intervenute per approfondire temi quali l'importanza della digitalizzazione per il territorio barese e pugliese e la necessità di attrarre i migliori talenti grazie alla presenza di realtà fortemente orientate all'innovazione come Atos. La Puglia è molto attrattiva, questo grazie alle tante competenze che queste imprese stanno trovando nel territorio,
competenze specialistiche che vengono dal mondo della scuola, dal mondo dell'università, e sta diventando anche l'occasione per cui tanti pugliesi rientrano perché queste sedi non sono sedi periferiche, ma sono sedi centrali. Il mondo del IT si sta crescendo, sta evolvendo e sta anche dominando non solo i mercati internazionali, ma anche la nostra vita quotidiana, e quindi questo è il momento della crescita non solo del manifatturiero, come sta avvenendo già, ma anche della tutta l'evoluzione tecnologica, e Bari sta diventando particolarmente attrattiva da questo punto di vista, e noi siamo ben contenti che si sta generando questa concorrenza, facendo sì che il controesodo inizi. Dobbiamo investire sulle competenze. L'oro del domani sono le competenze digitali e non, sono i nuovi professionisti e nuovi profili del digitale, provare ad andare oltre i profili STEM, ci sono tanti nuovi professionisti del digitale, e quindi investire, fare in modo che le famiglie investano anche, convincano i propri figli più che investano verso questa opportunità, verso questa opportunità che porta occupazione e che quindi porta la possibilità che queste aziende continuino a restare in Puglia, perché trovano un capitale umano competenze, un collegamento con il mondo accademico strutturato abbastanza forte, e delle pubbliche amministrazioni che si mettono al fianco alle imprese per generare sviluppo e occupazione. Noi stiamo investendo moltissimo sul tema della trasformazione digitale, sul tema dell'attrazione investimenti, lo continueremo a fare a livello nazionale e internazionale. Nelle prossime settimane ci sarà un'evoluzione rispetto ai nuovi bandi che usciranno verso primavera, andranno in continuità, le ZES saranno una parte anche importante di queste nuove opportunità di investimento. Il fatto che la Puglia abbia avuto questo riconoscimento come la regione che ha investito più risorse comunitarie è un motivo di orgoglio. Il fatto che però ci inorgoglisce un po' di più è quello del dato dell'Istat, che è un dato di crescita, è un dato oggettivo, è un dato in cui la politica non si inventa numeri, ma sono dati oggettivi, significa che esistiamo creando stiamo facendo un buon lavoro e stiamo creando soprattutto tante opportunità di occupazione. Oggi inauguriamo la nuova sede definitiva a seguito dell'annuncio di questa primavera dell'intenzione di Atos di aprire un importante centro di nearshore qui nella regione Puglia. Siamo più di 120 colleghi che lavorano qui dalla nuova sede di Bari, e questo a dimostrazione dell'impegno che ci siamo assunti di incrementare il numero di risorse qui nella regione Puglia. Abbiamo iniziato con assunzioni da oltre 6 mesi e nel 2023 diventeremo più di 400. Molte delle persone che lavorano con noi qui su Bari provengono dalle nostre academy, che sono dei percorsi di formazione di 4 settimane che noi organizziamo per i ragazzi. Questi percorsi servono per orientarli su delle nuove tecnologie con le quali stiamo investendo, stiamo facendo tantissimi progetti all'interno del territorio pugliese. Questo però non vale solo per i giovani, abbiamo deciso di investire anche sulle persone più esperte, più senior, riformulando quelle che sono le loro competenze, sempre per approcciarli con nuove tecnologie più innovative, che è l'obiettivo di Atos. Abbiamo stretto importanti relazioni e collaborazioni con tutte le università della regione, da Taranto a Bari, a Lecce, e la sede di Bari è diventata un centro per l'innovazione e per le tecnologie all'avanguardia. All'apertura di questa nuova sede è un bellissimo risultato che siamo riusciti a raggiungere. Sono mesi che raccontiamo di Atos, Atos Bari, di questo progetto, di questa iniziativa, e finalmente ce l'abbiamo fatta. E vedere in prima persona tutti questi ragazzi che hanno fame, che hanno voglia di lavorare, di rimanere in questo territorio, di crescere con noi, ragazzi che si sono fidati di noi, è una bella sensazione. Penso che l'apertura di questa nuova sede sia sicuramente un'opportunità per tutti, per collaborare, per sentirci una grande famiglia. Già da luglio attendevamo con ansia di poter avere un nuovo ufficio per stare di nuovo tutti insieme e ritrovare quel momento di convivialità che insomma si era perso negli ultimi mesi. L'apertura di questa nuova sede a Bari ci permette di mostrare il valore che possiamo avere noi ragazzi del sud, ci permette anche di dimostrare che non è necessario per forza andare via dalla propria zona d'origine per dimostrare il nostro valore. Atos, dando questa opportunità di investire nella regione, ha dato la possibilità a molti altri di tornare. È importante sottolinearlo perché non è affatto scontato. Avere delle possibilità di
crescita a livello del contesto regionale. È molto ambizioso come progetto e ci permette anche a noi stessi di essere più coinvolti nei progetti futuri. Ritornare, diciamo, in stretto contatto con tutte le persone è sicuramente stato bellissimo, ma soprattutto anche come si è presentata la sede, quindi come una sorta di spazio di co-working. Tutti sono portati a collaborare tra loro, quindi la trovo veramente un'ottima iniziativa. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione. L'inverno è alle porte, perché rischiare? Fai il vaccino anti-influenzale e goditi l'inverno. Puoi farlo insieme al vaccino anti-Covid. Doppio vaccino, doppia protezione. I vaccini sono sicuri. Vacciniamoci. Per informazioni, regione.puglia.it/anti-influenzale. Campagna a cura della Presidenza della Giunta Regionale, Comunicazione Istituzionale e dell'Assessorato alla Sanità e al Benessere Animale.